Buonasera, Giovanni Vigilante, Solo Foggia. Come si sente in qualità di capocannoniere della squadra? Ah, sono contento, senza dubbio sono contento. Peccato che la partita non è andata a finire nel migliore dei modi, però sono contento di aver fatto 4 gol e speriamo di continuare su questa strada qua. Cosa è mancato oggi al Foggia? Cosa è successo in campo? Perché certe partite non riuscite a chiuderle? E soprattutto perché non riuscite poi a tenere il 2-2? Perché le ultime tre sconfitte sono tutte per 3-2. Sicuramente ci è mancata della lucidità e dobbiamo essere bravi a migliorare a gestire le partite, perché nella peggiore delle ipotesi puoi pareggiare la partita, ma di certo non perderla, soprattutto in casa. Quindi dobbiamo cercare di gestire meglio il risultato e di portare a casa i 3 punti o al massimo uno, di certo non perderle, ecco. Ci sono sirene di mercato per Garattoni? Ah, come ogni calciatore in scadenza, penso ci siano voci generali, però al momento che sappia il mio procuratore, nulla di concreto, quindi nessuna novità, ecco. Grazie. Buonasera, Raffaele Fiorella, Gazzetta del Mezzogiorno. Hai fatto il quarto gol, come dicevi prima, è un momento straordinario per te, il terzo consecutivo. Come ti sei spiegato questa crescita a livello di fisica, di condizione, anche di meccanismi, di schemi? Perché tu e Costa siete due esterni a tutta fascia, insomma, fate i difensori, i centrocampisti e anche di fatto gli attaccanti. Ma sicuramente col fatto di giocare a 5 c'è più possibilità comunque di trovarti in area, perché comunque alla fine è come se fossi un terzo attaccante, di conseguenza le possibilità di fare gol sono maggiori e per fortuna sta andando bene, ecco. Senti, è stata una bella partita, diciamo, giocata da tutte e due le squadre, però per il Foggia si è chiusa male, quindi il 2023 non è cominciato bene. È un mese importante questo, c'è anche la Coppa. Come valuti questa sconfitta nel vostro percorso di crescita? Gli obiettivi che dovete darvi in queste settimane? Il Picerno vi ha scavalcato in zona playoff, cioè il quarto posto sembra un obiettivo possibile, però poi quando vi avvicinate c'è sempre un intoppo per cui non si riesce a fare l'aggancio finale. Sicuramente c'è tanto rammarico perché sapevamo bene che vincendo questa partita ciuffavamo il quarto posto, aspettando anche la Juve Stabia che credo giochi stasera. E per quanto riguarda la Coppa Italia, anche quella è un'occasione importante, in quanto se la vinci, credo come sappiate bene tutti, è come se arrivassi terzo, di conseguenza dovremo cercare di passare il turno e poi cercare di vincerla perché ci darà uno slancio importantissimo, ecco, in vista dei playoff. Senti, adesso c'è questa trasferta anche difficile, insidiosa, delicata di sabato prossimo a Francavilla Fontana contro una squadra che ha perso in trasferta a Messina e ha conquistato in casa la maggior parte dei punti che ha ottenuto finora in questo campionato. Sicuramente sappiamo che è una sfida insidiosa, dobbiamo cercare già da lunedì di resettare questa sconfitta e cercare di ripartire come abbiamo fatto nelle precedenti sconfitte. E sono sicuro che se seguiremo quello che ci dirà il mister, riusciremo a portare a casa questa vittoria contro il Francavilla. Senti, chiudo chiedendoti, tornando sul mercato, tu dicevi prima non c'è nulla di concreto, si è letto del Venezia, ma di fronte a eventuali offerte, proposte, interessamenti, cioè, come ti porre, la tua idea qual è? Vuoi continuare questo cammino di crescita fino a fine stagione a Foggia? Ma io sono un giocatore Grazie. del Foggia al momento fino a giugno, quindi mi impegnerò per il Foggia finché sarò un giocatore del Foggia. Poi quello che succederà lo vedremo. Tutto qua. Buonasera, Nicola Saracino, Foggia Città Aperta. Ti chiedo dove vi ha messo maggiormente in difficoltà oggi il Picerno? Ma sapevamo che era una squadra insidiosa, sicuramente dovevamo essere un po' più bravi nelle seconde palle, secondo me, in quanto loro comunque dal terzino cercavano molto questa palla sulla punta e
e di conseguenza lo scarico, e dovevamo cercare di essere un po' più bravi nel cercare di recuperare queste seconde palle.